Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Quest'anno Pier Silvio Berlusconi è stato categorico con Alfonso Signorini, solo vipponi con una carriera rilevante alle spalle e che di conseguenza abbiano lasciato il segno, tra il pubblico. Detto fatto, gli autori del nuovo mix tra GF e GF VIP hanno preso Beatrice Luzzi, icona di fascino e della fiction vintage vivere. Un acchiappo niente male, l'ad Mediaset aveva esortato gli autori ad impegnarsi più del solito per il cast del Grande Fratello d'altra parte, visto che parliamo di un'attrice di successo, ma anche riservatissima e difficile da stanare. Beatrice Luzzi a Cinecittà affascinerà ancora i fan, dopo vivere. Il pubblico è in festa. Chi è Beatrice Luzzi? Anni, altezza, peso, marito e figli, vita privata e carriera. Beatrice Luzzi è nata a Roma il 14 novembre 1970, sotto il segno dello Scorpione, ed è alta 167 cm per un peso di 57 kg ed il suo fascino, nonostante la distanza dai tempi di vivere, in cui era Eva Bonelli, continua a mietere vittime. Il gossip non fa per lei. Rifugiata nella riservatezza, ha due figli e il suo compagno, marito resta misterioso. Laureata in scienze politiche, alla Sapienza, si è occupata di aiuti umanitari a Bruxelles per 2 anni. La sua fino a oggi è stata una vita piena, varia e carica di riconoscimenti e di soddisfazioni. Non ama parlare della sua sfera personale per il bene dei suoi cari, che non vuol dare impasto ai riflettori. Magari Alfonso Signorini riuscirà a farla sbottonare un po' di più, chissà. Oltre a essere attrice, non tutti sapranno che è anche un'autrice dell'Eredità, uno dei programmi Rai più amati di sempre. È stata pure regista del documentario Italia Nostra Cosa, diversi i premi ricevuti negli anni, il Telegatto come autrice del TG Ragazzi, 1997, oppure il Rocco Chinnici, 2010, per la sua interpretazione in Poliziotta per amore.